tutti e bentornati su Ferrara Web. Ciao a tutti e bentornati su Ferrara Web. Ma se l'ho appena detto io, e che faccio? Io non saluto. Scusa, che sto maleducato io. Ma è il mio video. Tu qui non ci dovresti nemmeno essere. Ah, non ci dovrei essere. Allora me ne vado. Ma tu guarda un po'. Guarda questo un po'. Vi chiedo scusa, e adesso che il rompiscatole è andato via, anche se credo abbia lasciato il cappellino di Natale, vi posso dare il benvenuto in questo nuovo video nel quale, come avrete visto dal titolo, realizzerò un albero di Natale luminoso. Il grosso del lavoro lo avevano già fatto i miei genitori. Papà aveva costruito questa struttura e mamma l'aveva addobbata con delle ghirlande e delle luci tradizionali, quelle a filamento. Sono passati un po' di anni, stando fuori alle intemperie si è rovinato. Ho deciso di tenere la struttura e rifare l'albero in chiave più moderna a LED. Non so cazzi tui. Senza perdere ulteriore tempo, anche perché insomma le riprese sono un po' così, gli strumenti sono quelli che sono, andiamo subito a vedere il video e ci vediamo dopo per i saluti. Ho già iniziato a rimuovere l'alluminio messo intorno a questa struttura che disegna un pino, un albero di Natale. Questa struttura era stata realizzata da mio padre e addobbata con delle ghirlande e delle luci tradizionali da mia mamma. Col tempo si è rovinata, adesso ho deciso di recuperare la struttura di metallo per creare un nuovo albero luminoso. E togliamo quindi tutto l'alluminio che era stato messo a proteggere il ferro che crea la struttura, che è un tondino di ferro. Da questa parte liscio, ben arrugginito, e dall'altra parte addirittura è quello zigrinato, proprio il ferro da costruzione. Naturalmente tutto questo alluminio che sto togliendo andrà all'indifferenziata. Non si butta via niente, o meglio, si ricicla tutto. Per l'illuminazione dell'albero ho preso queste lampadine e un filo lungo 9 metri, dovrebbe bastare, con 100 LED, 8 giochi per interno e esterno. Multicolore, anche se qui c'è scritto bianco ghiaccio. Vediamo se funzionano. Non lo tiro nemmeno fuori dalla scatola. Perfetto. Funzionano, sinceramente, poi i giochi di luci li vediamo dopo. Adesso torno a controllare la verniciatura. Toccando la scatolina del controllo luci, ho subito notato però che il coperchio posteriore è fissato veramente molto male, tant'è che appena l'ho toccato barbecue coi fiocchi si è aperto, quindi la tenuta stagna da esterno qui. Dubito ci sia. Adesso provvediamo a sigillare in maniera bonaria il tutto.
Poiché il cavo di alimentazione era veramente corto, ho provveduto a aggiuntarlo con un vecchio cavo recuperato da altre luci. Ho saldato le parti e messo guaina termorestringente. Poi nastrerò con del nastro apposito che diventa, è autovulcanizzante, diventa un'unica gomma che isola il tutto. Mitico! Le riprese video dal mio vecchio Mi 9 non sono un granché, dal vivo è decisamente meglio. Spero soprattutto che questo video vi possa dare lo spunto per qualche vostra realizzazione. Io ho sfruttato una struttura già esistente ripulendola. Voi la potete anche costruire utilizzando magari bacchette in plastica, riciclando qualcosa che avete, soprattutto anche delle luci che potete avere in più. Controllate però sempre che siano effettivamente da esterno. E sti cazzi! Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, non costa nulla. Iscrivetevi al canale perché siete in tanti a guardare ma a non essere iscritti. Vuol prendermi in giro? Sarebbe molto meglio. Almeno mi darebbe più soddisfazione. Che carino. Vi lascio anche in descrizione il link se dovete acquistare su Amazon, in modo da sostenere in qualche modo questo canale. Sì! Può fare! Attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Io vi ringrazio infinitamente e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!